Buongiorno ragazze, eccomi con voi per un nuovo video. Come vedete c'è qualcosa di strano oggi, che sarebbe questo cerottino per i punti neri del naso. Stamattina mi sono guardata e boh, vedevo un po' la pelle schifosa, un po' non mi sentivo proprio pulitissima, ecco, probabilmente ci sono comunque dei residui di trucco. E forse ieri sera non sono riuscita a struccarmi bene, però comunque capita, anche lo smog di Milano personalmente non mi aiuta e ogni volta io pulisco, pulisco, ma non mi sento tanto a posto, in particolar modo in questo periodo col caldo, perché sudo e mi sento sempre appiccicosa. E io faccio regolari pulizie del viso con ottimi prodotti, che però insomma non bisogna neanche troppo esagerare, perché a volte poi si rischia di andare a rovinare l'equilibrio naturale della pelle, no? Nel senso, il nostro organismo, la nostra pelle è in grado di difendersi tranquillamente da sola, si regola il grasso, proprio come difesa naturale, per cui se noi andiamo a pulire troppo, lei per difesa proprio ci sputa fuori più sebo. E quindi io sto sempre un po' attenta, avendo la pelle tendenzialmente bella però mista. E cerco di non truccarmi molto in questo periodo, non mettere troppa base, perché più non la reggo, non la sopporto, e sudo, fa caldo, mi sento proprio bruciare la pelle. E niente, questi sono dei nuovi, tra l'altro, nuovi, in realtà sono un po' vecchi, li avrò presi l'anno scorso, non mi ricordavo neanche, cerotti per il naso. Si chiamano Pons, sono questi qua. So neanche dove li ho raccattati su, io a forza di prendere cose poi mi scordo. E ne avevo di un altro tipo, ho visto, questi qua dell'Oreal Plenitude, i Pore Purity Strip. Però allora, adesso vediamo un po' il risultato con questi. Differenza tra questi due, almeno che ho, aiuto, casca tutto, c'ho il ventilatore sparato e vola via il cerotto. Allora, innanzitutto, vabbè, sono tutte e due senza spiegazioni in italiano, tanto per cambiare, che voglio dire, noi disgraziati. Ci dovrebbe essere l'obbligo in Italia, prodotti, mi vendi il prodotto a un italiano, voglio la mia spiegazione in italiano, cioè non è che siamo tutti tedeschi, poliglotti qua, vabbè, c'è un manco in inglese, zero, vabbè. Allora, differenze fra questi due, come forma sto preferendo per ora questi. Rispetto all'Oreal, perché come vedete sono molto anatomici, cioè hanno la sagomatura fatta apposta per prenderti bene tutto il nasino o nasone a seconda dei casi, quindi questo ci piace. Poi una pecca che io trovo di questi robi è che sembrano semplici da usare, cioè tu li umidisci, umidisci un po' l'altro, ce li spiaccichi sopra, fai asciugare per 10-15 minuti e poi rimuovi il tutto. In realtà io non capisco mai, sarò scema, dove devo inumidire, cioè da che lato, sopra, sotto. Qual è il lato che devo appiccicare al naso e quale deve stare su? Perché entrambi i lati a me sembrano appiccicosi, cioè tutti e due lasciano esattamente la stessa sostanza appiccicosa, quindi non capisco se l'ho messo giusto o no.
E adesso vedremo, adesso mi sono buttata, cerchiamo, tanto è diventato tipo sei incartapecorito, non è una sensazione confortevole, ma vediamo, insomma, speriamo almeno che dia risultato, o meglio, che di averlo messo bene, per cui magari qualche punto nero qualcuno almeno me lo toglie. Io guardo fuori, ogni tanto mi guardo intorno come se ci fossero i cecchini, perché o sono per strada o sono in casa mia, ma c'ho la finestra aperta, quindi i vicini di fronte mi guardano prima, ma con chi cazzo parli? Cioè, sembro scema, e non sanno che sono una pseudo guru che fa i video, e nella vita normale, tra le persone normali che non conoscono questi meccanismi, questi video, tutorial, questi ti guardano e dicono: ma sei scemo. No, volevo dirvi, a proposito di cerotti, cerottazzi per il naso, per i punti neri, che adesso ne ho visti di nuovi, fatti anche dall'Essence, e ne ho sentito parlare bene. Tra l'altro quelli vanno bene anche per, proprio per tutta la zona T, quindi anche per fronte e mento. Niente, io ne ho presi un pochino quando li ho trovati, nel caso vi potessero interessare, da comprare. Qualcuno l'ho anche mandato nei campioncini vari, li ho divisi, insomma, ho mandato un po' per le persone che hanno la pelle, misto grassa come la mia, così mi fate sapere se voi funzionano, come vi trovate. No, io ho iniziato, credo, tanti anni fa, ma vi parlo 10-15 anni fa, quando sono usciti, con quelli della Nivea, se non sbaglio. Io non mi trovavo malissimo. Certo, non è che tutti i punti neri me li toglieva, però già, insomma, toglierne parecchi, quasi tutti. E in questo modo, senza andare a schiacciarli sul naso, che non riuscirete mai a schiacciarli bene tutti, e poi rischiate di lasciarvi le cicatrici, di rompervi i capillari, di farvi diventare un piccolo punto nero, un porro gigante, e quelle cose belle, meravigliose che succedono dalle estetiste, no? Che ti torturano, soffri come un non lo so. E poi ti rimangono anche i segni, il tuo bel punto nero è lì, e se non è lì è un po' più su, un po' più giù, perché poi spandi tutte le belle infezioni dappertutto. E niente, insomma, cioè, se funzionano questi, direi che non è malaccio come soluzione. Io tra l'altro non so neanche come mi vedete. Questa oggi è la nuova postazione, inaugurato la nuova postazione, la mia postazione di make-up, è ancora da finire, però diciamo che siamo a buon punto. E praticamente cosa c'è? C'è, intanto, adesso vi faccio vedere, già che ci sono, le torri, vedete, c'è anche lo specchio. Le torri di cassettini per metterci la qualunque. Sopra qui io ci piazzo la fotocamera, la videocamera, così mi dovreste vedere bene, insomma, mi dovrebbe riprendere. E poi c'è un po' di tutto, dalle mie salviette, queste sono le mie preferite per il momento, e dischetti, fazzoletti. E poi ci sono tutti i miei piccoli contenitori che ancora devo finire di riempire, tutti colorati. Questo l'ho messo qui perché tra poco devo estrarre la vincitrice del video giveaway Shiseido, e quindi tra un po' lo impacchetto poi per la vincitrice. Vedete tutte le mie cosine. Questo coso blu sotto, che adesso è sotto al ventilatore perché io schiatto di caldo. E almeno mentre parlo mi rinfresco, non sudo in cam.
E poi, vabbè, questo è il meraviglioso organizer dell'IKEA con tutti gli spazietti per i rossetti, tenuti bene, le varie cose, i pennelli, eccetera, eccetera. E insomma, poi finirò di fare tutto. E niente, vabbè, lì sopra ci sono delle mie foto di quando ero una gnocca, 20 kg or sono. E niente, insomma, sto cercando, eccomi di nuovo, di organizzare una postazione che effettivamente tra luci, stabilità di appoggio della macchina, eccetera, sia un po' più pratica, funzionale e professionale, così insomma cerco di migliorarmi sempre di più. Sia nei video che nei collage, nelle foto, insomma in quello che faccio per voi. E niente, fra un po' il momento di togliere questo coso. Io ho paura perché ti giuro, si è pietrificato e mi sembra di farmi una ceretta. E vabbè, però speriamo che tolga tutto, tutti i puntini neri. Poi vi faccio sapere perché ovviamente non è che si può vedere. Mi dovrò sciacquare, immagino. E no, vabbè, proviamo anche in diretta, poi vedo. Insomma, magari, oddio, c'è il naso viola. E vedete che matta che sono, che io però faccio tutto così, come viene, viene. Però ci prendo molto più che in altra gente, in altre cose. E vabbè. Adesso niente, io andrei a togliere così vediamo un po' il risultato e poi faccio dopo un altro video, altri due video, un altro video almeno per parlare di un po' di cosette. Allora io vado, voi state lì, buonine, che qua faccio piano piano, veramente una ceretta. Però vedo del bello, cioè dello schifo, ma ragazzi funziona di brutto, cioè io ve li vorrei far vedere che schifo, non si vedono in cam, ma me ne ha tolti una marea, tanti, guarda, non voglio esagerare, mi avrà tolto almeno una cinquantina di punti neri. E adesso sono tutta un puntino, ho tutti i pori belli aperti, poi passerò il tonico. E no, che figata, bellissimo. Funzionano sul serio, mamma mia. Cioè, sono tutti qua. Bellissimo, sono troppo contenta. Adesso fatemi passare un po' di tonico che richiude i miei pori, perché sennò ci rientra tutto lo schifo di Milano. Ah, oh, il mio bellissimo tonico professionale, naturale, bla bla bla, non fatto in casa perché io non sono un piccolo chimico e uso volentieri cose già pronte. Oh, e togliamo anche i residui di qualsiasi cosa utilizzino. Che sia colla di pesce, adesso sparo una cazzata perché poi vedo le cose in giro nei video, nei vlog. Adesso la gente si fa questi cerotti da soli con la colla di pesce. Allora io neanche permettermici. Sono lì che ho le magliette da rammendare che si sono scucite, devo mettermi lì a cucire, non ci ho voglia, figuriamoci a farmi con la colla di pesce, cioè non mi costa di più andare a cercarmi o comprarmi la colla di pesce piuttosto che questi cerottini, ma non lo so. Ah, bella pulita, sì, ah, fresca, pulita. Adesso mi passo un altro bel dischettino su tutto il viso, che mi piace, a me piace tanto il tonico, cioè io lo uso proprio volentieri, rinfresca e pulisce
in profondità i residui magari che ci sono di trucco. No, veramente usatelo, di solito è una cosa che molti snobbano e invece serve per avere i pori non troppo dilatati e per pulire bene. Proprio una bella sensazione, poi rinfresca, cioè io non amo tanto i detergenti. E i bifasici, il latte detergente non ne parliamo, l'olio, detesto, mi sento una cotoletta, però se potesse avere tutta la consistenza di un bel tonico, cioè guardate, io ero pulita, ma questo coso fa schifo, e non si finisce mai di pulire sotto cenere. Poi guardate qua che cosa mi è venuto fuori, sti due puntini, è uno sfoghino, perché probabilmente sto provando dei nuovi prodotti e in quel caso vuole che da quando stia provando questi prodotti, tra l'altro di grande marca, pseudonaturali, eccetera, guarda un po', mi è venuto lo sfogo che spero se ne vada via presto, ce l'ho già da 3-4 giorni. E non sono tanto contenta, spero si levi, se ne vadano presto questi segni, anche perché io, per quanto delicata, non ho mai avuto sfoghi o problemi neanche con i prodotti cinesi, tanto additati, wow, schifo, inci, eccetera, e poi magari uso il prodotto naturale di marca e te chi? E questa è la prova delle puttanate, scusate, oddio, ma si può dire una cosa? Adesso mi censurano tutto il video del punto nero, che peccato. No, scusate, mi rimangio tutto, torniamo indietro nel video e no, vabbè, delle cavolate, dai, cavolate, che girano a iosa. Veramente non se ne può più, tutti in cattedra e sono tutti dei grandi ignorantoni, eh? E vabbè, a proposito poi di ignoranza, di cattedra, eccetera, poi vi faccio un altro video sul casino che è successo ieri per un concorso, ovviamente io sempre in mezzo, che parto cioè, al mio segnale scatenate l'inferno e zacchete, poi vedi un casino, dopo vi racconto. E niente, io vi saluto per il momento, ci vediamo dopo, un bacione, ciao.